Ciao navigatori! Prima di continuare, ti invito come sempre a iscriverti al canale. Santa Lucia è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrata in molte parti del mondo, in particolare in Scandinavia e in Italia. La sua memoria è associata a diverse leggende e tradizioni, e il modo in cui è commemorata può variare a seconda delle culture. Lucia fu una delle vittime delle persecuzioni anticristiane durante il regno dell'imperatore Diocleziano nel IV secolo. Queste persecuzioni furono parte di un ampio sforzo per reprimere il cristianesimo e molti cristiani subirono gravi persecuzioni durante quel periodo. Nata a Siracusa in Sicilia intorno al 283 d.C., secondo la tradizione era una giovane cristiana devota. La leggenda più nota che la coinvolge è quella del suo aiuto durante una carestia in Sicilia, portando cibo a cristiani nascosti nelle grotte. Questo atto di carità e coraggio contribuì a farla diventare una figura venerata. Durante le persecuzioni di Diocleziano nel 304 d.C., Lucia fu arrestata e subì gravi torture a causa della sua fede cristiana. Nonostante le sofferenze, la tradizione narra che Lucia mantenne la sua fede con forza. Tuttavia, le versioni esatte degli eventi possano variare a seconda delle fonti storiche delle tradizioni locali. La storia di Santa Lucia racconta che fosse di una famiglia nobile e cristiana e che, rimasta orfana di padre all'età di 5 anni, fosse stata promessa in sposa a un pagano. Tuttavia, sin da giovane, fece un voto di verginità a Cristo. La sua decisione di dedicarsi completamente a Dio e rimanere illibata fu l'elemento chiave della sua storia e del suo riconoscimento come figura cristiana venerata. La sua fedeltà a Cristo e il rifiuto dell'imminente matrimonio con un pagano contribuirono a innescare l'odio durante la grande persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. La sua storia è spesso raccontata come esempio di devozione cristiana, coraggio e fedeltà e anche di fronte alle sfide e alle persecuzioni. La sua morte avvenne a seguito delle torture inflitte durante le persecuzioni. Santa Lucia è stata successivamente riconosciuta come una martire cristiana e la sua memoria è onorata nella Chiesa cristiana, soprattutto nelle celebrazioni della sua festa il 13 dicembre. La sua figura è spesso associata alla luce, simboleggiata dalla corona di candele che indossa, e la sua festa è celebrata con tradizioni specifiche in diverse parti del mondo. Santa Lucia è spesso rappresentata con una corona di candele sulla testa, simbolo della luce che porta nell'oscurità. Questo elemento è particolarmente evidente nelle celebrazioni della festa di Santa Lucia, in cui giovani donne vestite di bianco portano candele accese. La festa è celebrata il 13 dicembre in molte tradizioni, anche se può variare leggermente da un paese all'altro. Durante questa ricorrenza, le ragazze vestite di bianco portano candele e in alcuni casi offrono dolci e altri regali. La celebrazione è spesso accompagnata da canti natalizi. La festa di Santa Lucia è particolarmente popolare nei paesi nordici, come Svezia, Norvegia e Danimarca. Qui una giovane donna viene spesso scelta per interpretare il ruolo di Santa Lucia durante le celebrazioni pubbliche, indossando una lunga veste bianca e una corona di candele. Santa Lucia è divenuta una figura di luce e speranza, associata soprattutto al periodo natalizio, e la sua memoria è onorata in modo diverso in varie parti del mondo, spesso con tradizioni specifiche legate alla sua storia e alle sue virtù. La venerazione di Santa Lucia in Svezia è strettamente legata a tradizioni culturali e religiose che risalgono a tempi molto antichi. L'influenza cristiana in Svezia inizia a diffondersi nel corso dei secoli e le tradizioni relative a Santa Lucia divennero particolarmente radicate nel periodo medievale.
L'evangelizzazione della Scandinavia comporta l'adozione del cristianesimo da parte delle popolazioni nordiche. Durante il Medioevo l'influenza della Chiesa cattolica si consolidò, portando con sé la venerazione di santi e figure cristiane. La storia di Santa Lucia, con la sua associazione alla luce e alla generosità, fu fonte di speranza per le popolazioni, specialmente durante il periodo invernale, quando le giornate erano più corte. La tradizione della festa di Santa Lucia fu particolarmente sentita in Svezia, dove la sua figura divenne un simbolo di luce in mezzo alle tenebre. Come in Italia, la festa è celebrata in Svezia il 13 dicembre. Durante questa festa, le giovani donne vestite di bianche con corone di candele illuminano le case e le strade, portando dolci e canti natalizi. La figura di Santa Lucia viene onorata come portatrice di luce e speranza durante il buio invernale. Nel corso del tempo, la festa di Santa Lucia è diventata una delle celebrazioni natalizie più amate in Svezia, integrandosi nelle tradizioni culturali e familiari del paese. La celebrazione di Santa Lucia è spesso vista come un modo di accogliere la luce invernale e di portare gioia in un periodo tradizionalmente molto buio. In sintesi, la venerazione di Santa Lucia in Svezia è il risultato di un connubio tradizioni cristiane, leggende medievali e pratiche culturali locali che si sono evolute nel corso dei secoli. La figura della santa è diventata parte integrante delle celebrazioni natalizie della cultura svedese. Questa pratica riflette il legame tra le tradizioni cristiane e le rappresentazioni popolari di Santa Lucia nel corso del tempo. La scelta di indossare abiti bianchi e una corona di candele è un modo di onorare la figura di Santa Lucia come portatrice di luce in un periodo dell'anno in cui le giornate sono più brevi e buie. È interessante notare che queste celebrazioni spesso uniscono elementi cristiani medievali e folcloristici, creando quindi una festa unica e significativa per la cultura svedese. La figura di Santa Lucia è vista come un simbolo di luce e speranza durante la stagione invernale, quando i giorni sono più brevi e le notti sono molto più lunghe. La corona di candele che la santa indossa è particolarmente significativa, rappresentando la luce che scaccia le tenebre. La celebrazione di Lucia è spesso accompagnata da processioni, canti natalizi e visioni di dolci. In molte comunità nordiche le celebrazioni di Santa Lucia segnano di fatto l'inizio ufficiale delle festività natalizie, contribuendo ad accendere la gioia e l'atmosfera festosa che caratterizzano questo periodo. La festa è un momento di condivisione, riflessione e comunione, offrendo alle persone un modo di anticipare l'arrivo del Natale con un messaggio di luce e generosità e soprattutto speranza. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti al canale e alla prossima, ciao!